ragazzi, siamo arrivati qui a El Salvador dopo 3 mesi in Australia, dove ci sono state le tappe del circuito, onde divertenti. L'ultima tappa ho fatto un bel risultato a Rottnest Island, però mi sono anche fatto un po' male alla caviglia. Non è troppo grave, però ho fatto 5 giorni in California per recuperare, per migliorare la caviglia. E adesso siamo qua con il Team Italia, tutti sono carichi. Loro hanno passato un bel po' di tempo qui a El Salvador e le onde sono da paura. La caviglia sinceramente dà un po' fastidio, ma non è niente di grave. E bisogna stringere i denti perché le qualifiche alle Olimpiadi sono stra importanti, quindi sarà una settimana importante, una settimana dove dovrò combattere, però sono carico e pronto. Finalmente, ecco il primo giorno di competizione, siamo carichi. Le onde sembrano super divertenti, il vento un pochino non scioglie, però non mi dà per niente fastidio e ho proprio voglia di mettere la ligra e spaccare la ligra. Dai, dai. This is the ISA World Surfing Games. We're coming at you live from El Salvador. Punto 17. Prima hit, un po' difficile, però ce l'ho fatta. Non ho iniziato benissimo, ho fatto qualche errore all'inizio, però alla fine mi sono ripreso. Seconda hit questo pomeriggio, senza errori, sicuro di me stesso e carico. Vai.
First priority now goes to White. Or round two, heat number 18. Marco, now tendría que competir para Italia. Italy and Canada up on the right. Italy and Canada up on the right. Attention. Take it again. And one more. Finish it off. Take it back. Yeah.
manager right now, in the pocket. Yes. Yeah. Now. And attack it, too. Bang. Yeah. Oh. Oh. Stand up. Come on. I made it, all right? Yeah, you made it. You made it make that last turn, bro. I was there. You were there, but then you suck a little later. Your timing just... I hit it late, yeah. 6 by 7, 1 by 7, 5. Yeah. Dai, anche oggi un'altra, o altre due. Day 5 of the contest. As you see, we're here. It's a beautiful day in El Salvador. Oh wow. So we have Leo in heat. The last heat of Repechage round 6. We're all gonna be there cheering for him. Don't miss out on the action. Swipe up to subscribe. Coaches, physical therapists, took a step up from Italy, and they're all here supporting me, so I'm stoked to be back. Atención, el salvador que va a Brian Pérez en ola, es local. Hasta
Right up and riding, the local Brian Finnis. Let's see. Yeah. Ora vediamo su Nola accanto, accanto al crollo. E si va a fritare Nola. Presentando... Purtroppo è andata così, super difficile da digerirla, veramente difficile. Secondo me ho fatto degli errori nella hit che potevo non fare, però guardando a questa gara l'errore più grande che ho fatto è stato il secondo giorno, la seconda hit, quella hit che ho perso. Quella è stata veramente la hit che mi ha messo in difficoltà di dover vincere 10 hit, che non è facile. Anche se ho trovato un po' di ritmo nei ripescaggi, dovevo rimanere nel main event e tutto sarebbe stato più facile. Adesso ho il circuito mondiale che comunque continua, ho il Surf Ranch la settimana prossima, quindi anche se oggi sto a pezzi, devo trovare quell'energia, quella forza di volontà e ripartire subito. Lo sta a sudare, Tommy? Lo sempre a sudare, sempre. Like, subscribe.